Con le nostre telecamere entriamo all'interno di una fortezza costruita su un costone di roccia a 85 metri sul livello del mare. È il castello di Chiaramonte, a Siculiana. Una rocca inespugnabile, ideata dagli arabi e poi ricostruita da Federico Chiaramonte nel XIV secolo. L'unica via d'accesso scavata nella roccia era collegata al ponte levatoio. All'interno, sotto la piazza d'armi, una grande cisterna ancora esistente. Una cisterna che riforniva di acqua la fortezza, mentre un tunnel sotterraneo offriva una via di fuga sicura in caso di necessità. Si dice che fossero sufficienti pochi uomini per resistere ad un lungo assedio. Sfruttando il passaggio segreto, infatti, il manipolo di soldati sarebbe stato in grado di ricevere rifornimenti, ma anche di colpire il nemico sorprendendolo alle spalle. Nelle sale interne, sino ai primi del Novecento, si potevano ammirare i resti di antichissimi affreschi. Qui nel 1311 si celebrò il secondo matrimonio tra l'unica figlia di Federico e Brancaleone Doria, esponente di un ramo collaterale della nobile famiglia genovese. Nel corso dei secoli, il castello ha subito diverse trasformazioni. Per un certo periodo è stato utilizzato anche come prigione. Agli inizi del Novecento l'ala più importante del castello è stata demolita per far posto ad una lussuosa residenza. Qui ha soggiornato, ospite del barone Francesco Agnello, anche Giuseppe Tommasi di Lampedusa. Secondo alcuni studiosi, il famoso scrittore avrebbe composto alcune pagine del suo capolavoro Il Gattopardo proprio qui, al castello di Chiaramonte. All'interno delle mura, a sud del castello, si trova anche la chiesa di San Lorenzo, la più antica del paese di Siculiana. Risale al 1600 e fu la sede di un'antica confraternita. Diverse leggende si sono diffuse intorno a questo castello. Si racconta ad esempio che tra le mura della fortezza si aggiri ancora il fantasma di Brancaleone Doria. Si racconta anche di un prigioniero che avrebbe rivelato ad un suo compagno di cella il luogo segreto dove aveva sepolto un tesoro, ai piedi del castello. Un tesoro però custodito da uno spirito guardiano che avrebbe fatto cadere giù dalla collina chiunque avesse tentato di scavare per recuperarlo. Storia e leggende, come sempre, si fondono quando ci si trova di fronte ad un luogo magico come il castello che abbiamo appena visto.